Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Oggi parleremo di pensioni di invalidità e dei documenti necessari per non perderla. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. In molti utenti sotto i commenti dei nostri video hanno chiesto quali siano i documenti necessari da presentare per quanto riguarda la pensione di invalidità. I beneficiari dei trattamenti devono inviare alcuni documenti con una certa regolarità per non vedersi sospendere il trattamento pensionistico. Dunque, i pensionati invalidi dovranno inviare all'INPS la cosiddetta dichiarazione di responsabilità. Quindi ogni anno, entro una determinata scadenza, i beneficiari del trattamento pensionistico di invalidità devono comunicare la permanenza o i requisiti legati al reddito fissati dalla legge per continuare a ricevere l'assegno di invalidità. In caso in cui non mandino tali dati, quest'ultimo sarà bloccato fino a quando non verrà inoltrata la documentazione all'INPS. Per quanto riguarda la data di scadenza per poter inviare tali documenti, dovrà essere inviata entro il 31 marzo di ciascun anno, anche se spesso questa data viene comunque prorogata. I moduli da compilare vanno inviati in modo telematico all'INPS attraverso la propria area personale sul portale del sito. Bisogna aspettare poi che l'INPS aggiorni e renda disponibili agli utenti nuovi documenti. Solitamente l'aggiornamento avviene nel mese di gennaio, ma non è raro che l'operazione telematica subisca dei ritardi. Andiamo quindi ad elencare quali sono i documenti necessari da presentare affinché l'invalido al 100% non perda la pensione di invalidità. In primis bisogna presentare il modello RED, ovvero la sussistenza dei limiti di reddito. Se però il pensionato è anche titolare di indennità di accompagnamento, oltre al modello RED dovrà inviare anche il modello ICRIC. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti!